Tiburtino 3, quartiere periferico di Roma. Non ne possiamo più, cioè siamo pieni di profughi dappertutto, ovunque ti giri ci sono, qui c'è una scuola, c'è un centro anziani, già la zona è quella che è mettere altra gente dove già c'è casino. Questo è il centro d'accoglienza gestito dalla ABC, qui ci sono 90 richiedenti asilo. A pochi metri da qui sta nascendo un altro centro, un centro di transito che sostituirà la tendopoli di via Tiburtina. Ci preoccupa la cosa, anche perché ci sono stati scippi, hanno dato fastidio a ragazze, insomma ci stanno un po' dei problemi. In questo nuovo centro, ancora in allestimento, gestito dalla Croce Rossa, ci sono già circa 20 profughi. Se non ritorno alla telecamera posso entrare? La struttura ne potrà contenere fino a 50. Vengono identificati in questura e fatti arrivare nei paesi di riferimento. E comunque ne arriveranno altri a parte. I residenti del quartiere però non ci stanno. Abbiamo accolti tanti, ne vogliamo accogliere, però non in questa maniera. Davanti a una scuola non si può proprio fare. Si mettono in mezzo alla strada, danno fastidio ai bambini, si spogliano di fronte alla scuola. Lasciandoci due centri di accoglienza alle spalle, ci troviamo davanti a noi un centro per minori con problemi sociali. All'interno ci saranno circa 50 ragazzi. Che ogni tanto arrivano le pattuglie dei carabinieri perché si ammazzano fra di loro oppure danno fastidio ai ragazzi che passano. Il quartiere è abbandonato, penso solamente che si debba fare qualcosa di concreto.